Buongiorno dall'alta valle. Siamo a Bormio. C'è grande trepidazione, anche sui tetti, per questo straordinario evento. Infatti anche Oliver è molto eccitato e guadagna la sua posizione di spettatore privilegiato. L'orologio della torre campanaria della chiesa di San Vitale indica che da poco sono state superate le 12:30. Anche White sta aspettando. Aprono le danze della manifestazione due splendidi cavalli sapientemente condotti dal proprio cocchiere. Comincia la sfilata in tenuta rigorosamente bormina. Per le signore e signorine, ricami, pizzi e preziosi scialli impreziosiscono l'abbinamento bianco rosso nero tradizionale bormino. Segue ora il portatore dell'avaro con disegnato un lupo in campo rosso. Sta guidando i propri concittadini del rione Maggiore. Infatti Bormio è attualmente divisa in 5 contrade, o per dirla alla bormina, riparti, di cui abbiamo visto prima il Maggiore, quello in campo rosso, e in seguito vedremo gli altri. Ecco ad esempio il reparto del Combo con il gatto sullo sfondo bianco. Le immagini esprimono la bellezza e la gioia in questa giornata di festa, dopo settimane di preparazione per questo evento. Ora è il turno degli uomini, chiamati a portare il carro pasquale, facendo leva su un gioco di squadra e su una certa resistenza. Con il tempo le abitudini sono cambiate. Una volta si festeggiava la Pasqua portando un agnellino verso la piazza principale per ricevere la benedizione. Poi si è deciso di adornarlo al meglio, con fiocchi e nastri. Oggi si gareggia per costruire il carro pasquale che piace di più. Non diciamo il migliore, né il più bello, perché tutti sono stati realizzati con passione, impegno e maestria, e tutti comunicano un importante messaggio. Oggi le 5 contrade, o i 5 reparti, per rispettare la lingua bormina, possono mostrare i loro capolavori e aggiungere alla vita e alla storia del paese un'altra splendida pagina al libro di una tradizione che non ha eguali al mondo. Qui il messaggio inneggia alla fatica e all'impegno. Siate asinelli, non stato da museo.
ora è arrivato il momento del reparto Dossiglio. Poi dammi tre parole. Permesso, grazie, scusa. Per il momento chiudiamo la prima parte. Saremmo onorati se ti iscrivessi al canale mettendolo così tra i preferiti per ricevere l'avviso del prossimo video. Non perderti la sorpresa dei prossimi carri. Intanto grazie per l'attenzione. Cordiale saluto da Michele Lenotti.